Questa è Piazza Riforma e in questa piazza ci sono un po' cresciuta, ci sono i baretti dove venivamo quando eravamo piccoli, ci sono quelli dove venivamo quando eravamo un pochino più grandi e in questa piazza in particolare, oltre al Festival Jazz, che è un festival importante che c'è a Lugano ogni anno, dove ho visto veramente chiunque, da B.B. King, Chaka Khan, un blues jazz man, ditelo, e io l'ho visto qua per fortuna. Io non amo molto il Capodanno, però l'unica volta che ho deciso di festeggiarlo è stato il Capodanno tra il 1999 e il 2000. Il palco era da questa parte, noi eravamo tutti qua in piazza e ero con tutti i miei amici, ero a vedere i miei amici Gotthard e quello è stato un bellissimo momento. Un momento molto molto importante, molto speciale. Eravamo lì, eravamo a casa nostra, eravamo con i nostri amici che suonavano e è uno dei momenti più cari che ho. Un'altra cosa importante di questa piazza, di Piazza Riforma, era il negozio di dischi di Lugano. Al posto di questo bar c'era il negozio Cometa ed era il posto dove io venivo a spendere tutte le mie paghette. Io fin da molto piccola ho cominciato a chiedere subito i dischi, le mie paghette io le volevo in dischi, quindi io mi ricordo tipo 7-8 anni già chiedevo i dischi, tipo i primi dischi che ho chiesto erano Unmasked dei Kiss e un AC/DC. E la cosa figa era che qui a Lugano abitano delle persone insospettabili. Io mi ricordo che quando venivo a comprare i dischi qua vedevo sempre Annie Lennox, che ha una casa qui in Ticino, piuttosto che Robert Palmer. E mi ricordo di aver speso veramente ore e ore e ore della mia gioventù a cercare i dischi, stiamo parlando ovviamente di vinili, ragazzi, al negozio Cometa. Li ho ancora tutti i vinili. In questa via, che è vicino a Piazza Riforma, c'è la pasticceria di Lugano, che è la pasticceria Münger, dove ci sono un sacco di cose deliziose. Non hanno soltanto cose dolci, hanno anche cose salate. I brezzi sono dei paninetti tedeschi, svizzero-tedeschi, svizzeri in generale, tedeschi, ci sono anche in America però, salati che si possono mangiare con di tutto, ma anche col burro e la marmellata, e sono meravigliosi. Ed è bellissimo. Questa invece è la mitica Innovazione ed è il grande magazzino di Lugano, ma all'Innovazione puoi trovare qualsiasi cosa. C'è un reparto di alimentari sotto che è una roba, ovviamente il tipo di prodotti di cibo e di cose alimentari sono simili, però abbiamo molte cose che sono diverse. Per esempio io non posso vivere senza l'Aromat. L'Aromat, che è una polverina della Knorr, Knorr è svizzera, e io lo adoro, lo metto da tutte le parti. Queste sono le viette del centro di Lugano. Sempre continuando c'è un'altra piazzetta dove c'è la funivia. La funivia, che parte dal centro di Lugano e arriva fino alla stazione dei treni, alla stazione che comunque è qui vicino, è un modo molto pratico per muoversi. E la funivia la vediamo da questa parte. Adesso stiamo arrivando di fronte a Gabbani, che è la gastronomia più buona e più bella che c'è a Lugano. E hanno praticamente tutta una vietta, perché qui hanno i negozi dentro, che sembrano l'high-tech del pane, l'high-tech della verdura, della frutta. Poi hanno il ristorantino fuori, il ristorantino dentro. Guardate che meraviglia i pani, cioè una cosa, tutti esposti così. Andando avanti, sempre loro, qui ci sono tutti i formaggi. E qui invece ci sono delle robe, ci sono qui tipo dei panini per andare via, mangiarli take away, e ci sono i mitici e famosi bratwurst, e come panino tipo a mezzogiorno vieni qua, ti fai il bratwurst con i crauti e la sera.